Allora, Salvatore, è arrivata questa tanto agognata salvezza, è arrivata grazie a un girone di ritorno strepitoso. Forse rimane qualche rimpianto per il giro di andata? Ma per come si è messa siamo felici per quello che abbiamo fatto. Sicuramente speravamo arrivasse un po' prima, visto la possibilità che avevamo già dopo Benevento, o speravamo addirittura di chiudere la Spezia, ma meglio tardi che mai. Tu ti sei così stato in vacanza? No, diciamo le cose come stanno. Per fortuna con qualche assist sono stato decisivo, però come sono stato io decisivo con gli assist sono stati decisivi tutti, anche chi non ha giocato. Mister Stroppa diceva che le basi per ripartire alla grande ci sono, le basi sono quelle tecniche, siete voi calciatori, si è creata quella giusta armonia tra tecnico e spogliatoio? Beh, penso che i risultati parlano da soli. Quando fai un girone di ritorno così, penso che qualcosa è costruito. Mentre invece per vedere un Molina come l'abbiamo visto nel finale di stagione, per tutta la stagione? Mi metti più in difficoltà qui. Diciamo che speriamo nell'anno prossimo. Senti Salvatore, non so se hai guardato un po' la classifica, i playoff sono a 51 punti, Crotone è chiuso a 43, ma poteva chiudere tranquillamente anche a quota 50, c'è un po' di rimpianto da questo punto di vista? Si sa benissimo che con i sei con i mano non si va da nessuna parte, siamo già contenti per quello che abbiamo fatto, perché ne parlavo qualche giorno fa con lui, a Foggia eravamo ultimi. Quindi già speravamo di arrivare nei play-out, addirittura c'era la possibilità di salvarci con 3 giornate d'anticipo, abbiamo fatto qualcosa di straordinario e ci riproveremo l'anno prossimo. Senti, futuro tuo? Ho firmato qua 3 anni, quindi sono qua. Magari con il numero 17 sulle spalle? Dipende, ritorna anche Ante, quindi vedremo, quello sarebbe un desiderio. Grazie. Un segreto per aver recuperato 8 e 11 punti su quelle che oggi non so se hai visto i risultati e la classifica, Foggia è retrocesso direttamente. Voi a fine dicembre eravate con questa distanza da queste squadre. Ci dici il segreto dello spogliatoio, della squadra, che cosa? Il segreto è stato è semplicissimo, il lavoro. Per me il lavoro alla lunga paga sempre. Siamo stati lì, io... Adesso che è arrivato lo posso dire tranquillamente, io per un secondo non ho mai pensato di retrocedere, sarò presuntuoso, ma io vedevo come lavoravamo, vedevo sicuramente qualcosa dovevamo migliorare perché era evidente, però io vedendoci tutti i giorni in allenamento ero sicuro che prima o poi saremmo arrivati dove siamo arrivati.